E sono tanti gli abruzzesi che vivono, lavorano e studiano nell'area più colpita, in particolare in Lombardia, ma anche Veneto e Piemonte. Noi abbiamo attivato un collegamento Skype con il regista, attore Walter Nanni, oltre che bravissimo videomaker che salutiamo. Lui in questo momento vive e lavora a Milano e allora a lui chiediamo un po' qual è il clima che si vive e che si respira a Milano e dintorni. Intanto, Walter, buona giornata a te. Ciao Luca, buona giornata a voi tutti. Beh, Milano questa mattina si è veramente svegliata in un'atmosfera abbastanza surreale. Insomma, poco traffico in giro per la città. La linea verde della metropolitana, la linea 3, che è quella che uso abitualmente, l'ho trovata praticamente vuota. Insomma, vi lascio invece immaginare come possa essere la metro di Milano il lunedì mattina. Questo è l'effetto non tanto di un'isteria collettiva, ma delle ordinanze di chiusura delle scuole, delle università, di molti uffici anche privati qui a Milano. Devo dire che la situazione cambia molto da zona a zona. Nel mio quartiere, ad esempio, io abito in zona Piazzale Loreto, la situazione è abbastanza tranquilla. Insomma, pochissime persone in giro con la mascherina, avrò visto insomma giusto qualche postino e alcune persone anziane. Ecco, anche i due supermercati principali della zona non mi sono sembrati certo presi d'assalto, insomma. Vi dicevo, però la situazione cambia, ad esempio alla stazione centrale di Milano invece ho trovato una situazione diversa. Bar aperti ma praticamente vuoti, tantissime persone invece con la mascherina, addirittura con i guanti. A Cologno Monzese anche questa mattina ho trovato una situazione un pochino più, come dire, le persone erano un po' più allarmate, sicuramente alcune mascherine in più. Una cosa è certa, praticamente da 2 giorni è impossibile trovare mascherine, disinfettanti o ammuchina, se non impossibile quasi. Nella mia zona, vi dicevo, i bar sono quasi tutti aperti, anche abbastanza pieni, devo dire, in una sorta di apparente normalità. Ieri pomeriggio, invece, ad esempio, Corso Buenos Aires, che saprai, una delle vie dello shopping milanese, era affollato quasi come una domenica qualsiasi. Ecco, un lunedì surreale proprio perché la giornata di oggi sembra una domenica di primavera inoltrata, a parte che c'è un sole bellissimo, un cielo terzo incredibile quasi qui a Milano. La temperatura è alta e anche nelle aree verdi qui del mio quartiere ho visto tantissimi bambini giocare, famiglie, persone con il cane. Insomma, in alcune zone diciamo che i milanesi hanno colto l'occasione per godersi una sorta di domenica bis. La situazione è un po' diversa in periferia e nell'hinterland, nelle cittadine dell'hinterland milanese, dove la preoccupazione mi è sembrata un po' più alta. Certo, questa è una Walter, ti volevo chiedere in chiusura, così ci salutiamo poi, sei preoccupato, vivendo e lavorando a Milano di questa situazione che si sta creando? Stai vivendo questa cosa con una certa preoccupazione? Ma come si fa a non essere preoccupati? Il livello di preoccupazione è inevitabilmente altissimo. Ti dico anche che questa è una città estremamente razionale, ben organizzata. Credo che la vera emergenza dei prossimi giorni e delle prossime settimane non sarà tanto il coronavirus quanto il lavoro. Guarda, ti dico per chiudere, questa mattina ho sentito l'ufficio di presidenza della regione, del governatore Fontana. Sono tutti ovviamente al lavoro, preoccupati per quanto riguarda la salute pubblica, ci mancherebbe altro, ma mi hanno detto che sono estremamente, estremamente preoccupati per le conseguenze economiche che questa emergenza potrà portare, perché sono veramente a rischio migliaia e migliaia di posti di lavoro.
insomma, questo è, lo sai, la zona più produttiva d'Italia, quindi vi lascio immaginare le conseguenze non solo per la Lombardia, per tutto il paese. Per quanto mi riguarda, certo, siamo tutti preoccupatissimi per la salute, ovvio, ma soprattutto per le conseguenze che questa emergenza potrà portare in questa parte dell'Italia. Ti ringrazio Walter per questo interessante e utilissimo contributo all'informazione. Grazie Walter, buona giornata e buon lavoro a te.